Apro quindi il gran libro della verità a coloro che impareranno a leggerlo. Questa antologia magica comprenderà il meglio di quanto possa essere utile per avviare i discepoli attenti alla conquista dell'assoluto. Prima di giudicare, studiate attentamente. Se studiando comincerete ad intuire, imparate a tacere. Non parlate se non volete ritornare nelle tenebre della volgarità. Siate astemi del vino delle illusioni. Se cominciate ad ottenere un successo, non vi ubriacate di vanagloria. Questa pubblicazione vi gioverà assai e, o voi riusciate o no, certamente delle cose nuove avrete imparate ed anche delle nuovissime. In questi fascicoli vedranno la luce, o la rivedranno, scritti antichi e moderni, commenti, interpretazioni, critiche, polemiche, istruzioni e tutto ciò che di interessante si sia raccolto nei tempi passati e nei contemporanei per rispondere a tutti i problemi dell'ignoto divino. Questa raccolta, come la concepisco nella mia mente, sarà un monumento alla follia credente di tutti i secoli, di tutte le nazioni, di tutte le classi. Opera curiosa e dilettevole, non deve né riuscire vana né grave, tanto da giovare ai miscredenti che vi leggeranno quanto i mattoidi illustri hanno scritto, ed essere una preparazione necessaria ai neofiti che si avviano o cercano un iniziatore. Agli iniziati darà molte cose che giovar possono nelle pratiche della realizzazione. Ai timidi il coraggio di farsi innanzi, agli audaci il consiglio di tentare il dio chimera con tutte le cautele di un corpo chimico esplodente, ai giovani il consiglio di lavorare, agli adulti di non riposare, ai vecchi di non imitare Saturno, divoratore di figliuoli e falciatore di vittime. Alle donzelle domanderà la più grande fede nella castità dei desideri virginali. Alle donne darà il conforto nei dolori della vita terrena. Inutile dire che non è la prima volta che un'opera di questa natura sia scritta nella lingua d'Italia. E quel che più monta, iniziata da me, che non posso scrivere nell'armoniosa lingua del poeta senza l'aiuto del compilatore di questa raccolta. Dopo la latinità vittoriosa, l'Italia vanta i neoplatonici all'origine della sua lingua nazionale. I neoplatonici furono iniziati e, salvo la forma, molinarono la stessa farina dei pitagorici della Magna Grecia in tempi antichi. La lingua italiana nacque classica e i primi monumenti della sua storia furono i rituali dell'iniziazione medievale. Un esercito di 500.000 di grammatici si accapiglia per il senso oscuro dei versi di Dante, come i commentatori ingenuamente sciocchi trovano le delizie primaverili nelle egloghe virgiliane. Quando la lingua classica del Lazio si rifugiava nei conventi e la lingua nuova da parlata diventava scritta, i primi maestri furono rivelatori delle iniziazioni filosofiche del tempo e scrissero poesie e poemi alla maniera antica. E in cui altro volevano cantare che non i begli occhi e le paffute guance di signore e castellane? Tutta la storia letteraria del 300 è una lunga cantilena di tentativi di esoterismo. Come i romanzi provenzali e le corti d'amore in altri paesi, qui il poema filosofico è la ricerca di quella luce o fiamma pura che dalle arche egizie passò alle aree romane e poi al cristianesimo e poi, senza che i commendatori dell'ordine lo abbiano compreso, al rituale della massoneria politicante, oramai caduta nelle mani dei bimbi in mitra sacerdotale. Dino Compagni, il poema dell'intelligenza, Brunetto Latini, il tesoretto, Dante, la vita nova e la commedia, Petrarca, i sonetti e i trionfi, Boccaccio, il commento ed altri moltissimi. Chi soprattutto eccelse fu quel mendico esule fiorentino, Ghibellino Ardente, che i grammatici van raspando come un inventore di un romanzo quasi politico, scritto in terzine faticose e in lingua candida.
Parlo di quella divina commedia che nelle scuole nazionali è caduta come un castigo del cielo sul collo dei laureati, docenti alla gioventù poco studiosa, il commento convenzionale negativamente poetico di questo grande scrittore neoplatonico. In quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit Vita Nova. La vita nova, secondo il Praticelli, è la vita giovanile e, a sentire il Trivulzio, la vita amorosa. Ed è facile scusar questi buoni e semplici commentatori. Essi per la grammatica non sono stati in ozio di speculazione e oltre le regole grammaticali non hanno mangiato il pane degli angeli. E sono costoro, questi pietosi grammatici, che ci insegnano il 35° anno come il mezzo del cammin di nostra vita. È più in là il vuolsi così colà dove si puote, per la volontà di Dio, e il pape Satan Aleppe, per un'esclamazione terrificante di Pluto. E Dante, che ha scritto il più completo rituale di iniziazione magica, in tempi nei quali la sapienza non era dispensata dalle commissioni esaminatrici, doveva sognarsi di essere ammirato 7 secoli più tardi per l'adulterio di Francesca o la fame di Ugolino. Il Boccaccio, in un sonetto, felicemente accenna a questi ingrati meccanici, nemici d'ogni leggiadro e caro ad operare. Le forme rituali più recenti ebbero interpreti letterari non meno valorosi ed insigni. Le accademie furono scuole iniziatiche e sotto il fastoso regno pontificiale di Leone dei Medici, nel lusso opulento e nella magnificenza della corte romana, il serpente della Genesi seduceva i figli della prima creatura di fango, l'Adamo della Bibbia. Allora si ritornava al latino e il volgare non fu creduto all'altezza dell'antica lingua. La tradizione medievale si riattaccava alla decadenza romana nella lingua e nel simbolismo divino e ricomparvero i fauni e gli Apollo e i Giove a paganizzare in un ambiente cattolico, senza perdere la chiave della sapienza ermetica, passata attraverso le barbarie e le corti di amore e la cavalleria, per trasformarsi in più comoda strofa. In questo secondo periodo l'Italia era piena di adepti, di maghi, di filosofi, di alchimisti, di astrologi, di stregoni e di ciarlatani. Ma gli adepti della filosofia occulta conservavano la tradizione e la chiave in tutti i rami e più che in Francia le stregonerie e gli stregoni, qui perfino palesemente i monaci si davano allo studio della trasmutazione dei metalli, della quintessenza o dell'isir di lunga vita. Con lo spirare dei tempi moderni, l'occultismo si rifugia un po' nelle sette, un po' in siti cui è bene non accennare, e il soffio del materialismo, che è l'aborto dei tentativi dello spirito volgare, ha fatto al volgo dimenticare ogni cosa sacra alla perfetta ragione degli iniziati. Oggi si parla solo dello spiritismo, come dell'ultima parola della metafisica adattata allo sperimentalismo della scienza contemporanea, mentre il volgo degli sperimentatori o nega i fenomeni o li discute come negabili, o se ne impossessa come di una chiave della scienza a venire. Ed anche gli spiritisti in Italia sono scarsi e dispersi e non fanno propaganda efficace. Dopo tante promesse, un uomo a fin di secolo si avanza. Tu, che con tutta questa roba da matti tante cose prometti, dimmi e sii sincero, la scienza che tu stemperi nei tuoi fascicoli dà la felicità? Io. Innanzitutto dimmi che cosa intendi per felicità. Lui. Il godimento. Io. I miei fascicoli, che sono la raccolta di molte verità, bugie, riti, miti, favole, esperimenti, eccetera,
non sono la scienza della verità assoluta, invece preparano, avviano, accompagnano a lei. Se nei miei fascicoli credi di trovare la chiave palese di una scienza nuova, disingannati. Il godimento che tu cerchi, non i miei fascicoli, potranno dartela, ma la conquista del grande segreto della vita o della morte, che non troverai mai stampato in nessun libro, ma che tu puoi cercare domandandone alla tua ragione prima, poi alla tua coscienza, indi alla tua virtù e forza di resistenza. Quando sarai ben pronto, tenterai un viaggio per il mondo delle chimere. Al tuo cuore domanderai se hai il diritto di chiedere una guida e se ne sei meritevole, un maestro ti verrà e tu ti avvierai alla conquista. Lui. E conquisterò l'amore delle donne, la gioventù perpetua, la ricchezza senza fine? La chimera del Medioevo, insomma? Io. Se ridi di questa chimera, tu non la conquisterai mai, perché mai ti accingerai all'opera. Comincia a non deriderla e cammina. Dopo pochi passi non riderai più, dopo altri pochi crederai. Lui. Insomma, rivivono fate e maghi? Io. Ma se non sono morti mai né le une né gli altri, pensa tu a diventar mago e poi le tue fate le conoscerai, sorridenti e belle e caste e pure come o forse più di quelle della leggenda. Lui. E di streghe ne vedrò? Io. Se tu invece di diventar sapiente diventerai un pazzo, ne vedrai di troppe. Una signora. È precluso tutto questo alle donne? La vostra scienza dell'assoluto condanna con la stessa ingiustizia del mondo antico la donna alla schiavitù? E nega a lei quello che a larghe mani dà agli uomini? Io, no, oh signora, disingannatevi e non siate pessimista. Il mondo lo ignora, ma gli iniziati lo sanno. La fanciulla o la donna che è forte della sua virtù, col cuore immacolato, la fede fervente nell'assoluto, cammina per questa via, vi trova in fondo il suo seggio e la sua corona di regina. Se all'uomo ho detto che il tempo dei maghi e delle fate non è cessato mai, a voi dico che le fate sono molto più numerose di quante non crediate. Ricercatele tra le donne le fanciulle più buone che voi conoscete, più esemplari per virtù, per innocenza, per candidezza di animo, per carità verso il sofferente, per abnegazione verso l'afflitto. Voi, nel linguaggio cristiano, le direte angeli, ma esse sono fate. Sol che facessero un passo innanzi e loro sarebbe svelato il segreto dei miracoli e delle meraviglie. Lei, bene, allora proviamo. Io. Preparatevi invece a che la vostra curiosità non domandi l'esperimento. Se questa rivista può essere curiosa, la scienza non si presta alla curiosità volgare. La prima virtù della donna che vuole accingersi a questa via seminata di spine e che porta al più dilettevole dei paradisi è il segreto. Né una donna curiosa può essere tale. La più gagliarda delle vostre virtù deve essere la purità di mente e di cuore. Se riuscite così a non parlare e a non desiderare, non è difficile assedervi sul tripode della Sibilla. Qui non si consigliano le tavole giranti o i filtri di amore o le ricette per far l'oro. Forse di queste se ne pubblicheranno molte, ma apparterranno all'archivio delle curiosità del genere. Si consiglierà invece a tutti di essere ottimi di cuore, sereni di mente, virtuosi nelle opere, perché il dio Chimera presceglie i suoi candidati nel fiore della purità dell'anima. È la narva degli indiani che predispone all'entrata nel regno sacerdotale. Sul mondo antico, che i moderni chiamano ignorante, la scienza laureata è passata come una fiumana. Distrutta con le vecchie teorie, la metafisica che ha dato all'Occidente Giambattista Vico
che neanche a metà è stato inteso. I cinque sensi del corpo umano diventano la ragione dell'esistente. Gli studiosi di scienze occulte, che stanno isolati e sperano nel fortuito rinvenimento della chiave della sapienza assoluta, ermetica, perfettissima, sospettano che la tradizione antica non si sia perduta nelle cattedre materialiste della scuola moderna. Gli adepti ne hanno la certezza. Io, nel salutare gli uni e gli altri in questo programma, prometto di raccogliere e far tradurre nella dolcissima lingua italica il miglior materiale che crederò opportuno. Già l'ho detto e lo ripeto. I dommi, i rituali, le pratiche, i caratteri non sono la profanazione di nessun arcano sacro, né leggendo si impara a far miracoli, né ad illudersi. Questa pubblicazione mi auguro giovi a tutti e a tutti la raccomando affinché io mi consoli di aver fatto opera buona e speso proficuamente per gli altri danaro e lavoro. Ora non mi resta da augurare a questa raccolta che il maggior numero di lettori. Ai lettori la pazienza di leggere e meditare. Alle lettrici di farne propaganda, perché è un'opera buona ed una buona azione. Ai giovani e alle giovinette di non aver paura né di tentare la chimera né del ridicolo. Giuliano Kremmers.